Eccomi. Scusami, io Ciao. parlavo tranquillamente, tu eri No, lì. ma ho ascoltato, ho già sentito che mi hai detto che il libro ti è piaciuto, quindi Sì. ottimo, sono contento. No, sono qua da 3 minuti, 2 o 3 minuti Ok. che stavo ascoltando. Meno male, se no mi dispiacerebbe, insomma, averti fatto No, aspettare. tranquilla, Mi tranquilla, no, no. parlavo. Anzi, ho già fatto vedere il tuo libro. Ho visto, ho visto. Ho visto un attimo che abbasso il volume, che qua hanno detto che è un po' troppo altino. Io o è basso o è alto il mio volume, non ci vado. O se no posso provare ad alzare il mio. No, è il mio che. Ok, benissimo. Spero che adesso vada un po' meglio. Adesso sento che, no, adesso sento che gracchia. Mi sa Ah. che, secondo me andava bene prima. Al massimo provo ad alzare un po' il mio. Fatemi Ok. vedere che se magari ce l'ho un po' basso, lo alzo un po'. Magari così adesso siamo più allineati. Perché se siamo allineati almeno uno può Ok. bastare. Ma Ah, no, io ok, sento perfetto. ancora che gracchi tu. Ma come mai Non so questa se gli cosa? altri ti sento proprio. Sento gracchiante. Ma allora, voi su Twitch, come mi sentite? Sono curiosa perché magari è un problema di StreamYard. Non vorrei. Allora, su Twitch si sente bene. Forse è un problema di StreamYard. Prova a cambiare un attimo il microfono. Strano. Prima ti sentivo benissimo. Ho toccato Cioè, ho iniziato a qualcosa. sentirti. Oh, adesso ti sento bene. Ok. Così mi senti Perfetto. meglio per caso? Proviamo. Sì, ti vedo solo un po' in ritardo. Ti vedo, cioè, che arriva prima la voce o prima i movimenti. Vabbè, comunque, sì, almeno non gracchia più. Prima ti sentivo proprio male. Proviamo? Ok, proviamo, prova, prova, prova. Proviamo. Perfetto. Perfetto. Benissimo, Tornato tutto a posto. non tocco più niente. Ok, no, infatti qua Meglio, meglio. dicono, ultimamente StreamYard fa le bizze, ma effettivamente non è la prima volta che mi capitano questi problemi, però vabbè, se poi c'è qualche Vabbè. cosa risistemo. Allora, io già ti ho presentato, anche se brevemente, poi mi sono dimenticata di dire che sei anche presidente di Hikikomori Italia, se non mi sbaglio, se dico giusto, e Giusto, giusto. oltre giusto, tutta l'attività divulgativa che fai, e immagino anche comunque il lavoro, tra virgolette, in studio da psicologo, però lascio a te la presentazione, poi Sì, che. comincio con le domande perché me le sono segnate, ho preso appunti leggendo il libro, quindi. Sì, allora, in realtà la maggior parte del mio lavoro è proprio la creazione di contenuti. Quindi io sono uno psicologo, sono specializzato in particolare in psicologia sociale, anche da questo deriva un po' il mio interesse per i vari fenomeni sociali, appunto, tra cui c'è anche l'INSEL. Di attività di studio in realtà ne faccio poca, ci dedico un paio di ore al giorno, principalmente appunto faccio divulgazione e formazione. Faccio tanta formazione sugli Hikikomori, in particolare anche nelle scuole, per tutte le categorie, insomma, dei servizi sanitari, dagli psichiatri, agli psicologi. Però da, sostanzialmente creo contenuti, ho il canale YouTube, canale Twitch, Instagram, insomma, faccio queste cose qua. Sì, poi sono presidente dell'associazione Hikikomori Italia e anche quella è un'attività più che altro di volontariato, quella, nel senso che sto cercando di costruire l'associazione, però poi direttamente non è un lavoro vero e proprio. Diciamo che è un'attività però molto importante. Ok, allora io innanzitutto ti volevo ringraziare per aver accettato l'invito perché per me è stato Io ti ho invitato due super. volte, quindi mi sembra il minimo una volta tornare, ricambiare, insomma, il tuo lavoro che hai fatto sul mio canale. Cioè, ci sono già due live che abbiamo caricato, una sul mio canale Marco Crepaldi, una su quello di Twitch. È vero, è vero. Ah, però ti dico, ti sono grata, insomma, che tu sia qui perché mi fa molto piacere. Poi c'è mio fratello che è un tuo grandissimo fan. Lui non guarda mai le mie live su Twitch, ma stasera la sta guardando. Vabbè, ma capita anche a me. Anche mio fratello mi guarda solo quando faccio live con altri streamer, perché sì, no, ma comunque lo saluto. Sarà contento. Allora, io ho messo un pulsante, punto esclamativo ospite, così loro possono andare direttamente sul tuo canale Twitch, così possono seguire, anzi, Certo. seguitelo, perché le live di Marco sono molto molto interessanti. Io spesso le Grazie. seguo, a volte in lurk perché magari o cucino o faccio altro perché mangio tardissimo, però spesso ci sono. Bene.
Quante cose fa e pare bello giovane, dice Angelo, quindi... Ho 32 anni, sì. Sono un po' iperattivo, questa cosa non è proprio un bello spot, ecco, infatti non lo consiglierei, è un po' stancante, ogni tanto ho dei burnout anch'io, però insomma, c'ho tante cose che mi piace fare, in realtà per fortuna mi piace fare più o meno tutto quello che faccio, quindi sono fortunato. Ma infatti è un po' il segreto quello, no? Di fatto fare quello che ci Sì. piace fare è un grande privilegio. Ovviamente va ottenuto, non è che cade Eh dal sì, è una cielo strada in salita, però qualcosa. quando, no, quando riesci a farlo, insomma, te lo tieni stretto, quindi. Bene, allora, oh, Dottor Vendetta, buonasera, uno streamer, ho visto già che c'è stato fatto l'SA, quindi benissimo. Allora, si stanno aggiungendo tante persone, io vi saluto, ancora non ho cominciato con le domande, quindi siete arrivati proprio giusti, 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 in tempo. Allora, la prima domanda che vorrei fare, perché ieri nella live avevo già annunciato che ci saresti stato tu e molti mi hanno detto... Oh, un bell'argomento, un argomento che mi piace, e qualcun altro invece ha detto: ho sentito dire incel, come, cioè, ho sentito utilizzare questo termine, ma non so bene a che cosa si riferisca. Allora, tu nel tuo libro l'hai spiegato benissimo, io mi sono anche presa appunti Bene. perché tante cose non le conoscevo, anche come è nato, no? Io ero convinta, perché è una cosa sulla quale non ho troppo approfondito, ma ero convinta che fosse nato proprio da un uomo, no? Invece nel tuo libro è scritto che è stata proprio una studentessa, se non mi sbaglio, Sì. Alana, nel 97 o 98, 97, se Sì, non mi sbaglio. Ok. parliamo degli inizi Sì. di internet, Ok. praticamente. Ok. Quindi, chi sono questi incel? No, anch'io sono rimasto stupito dallo scoprire appunto che questa parola era stata creata da questa ragazza in questo forum per i celibi involontari. La parola celibe involontario confonde in italiano in realtà, perché effettivamente celibe in italiano è l'uomo. Invece in realtà in inglese celibe può essere utilizzato per entrambi i Vero. generi. Quindi sia le donne che gli uomini si univano a questo primo forum per parlare delle loro difficoltà. E col tempo però il forum ha incominciato ad essere assalito soprattutto da maschi eterosessuali, che sono, diciamo, la categoria, il gruppo sociale più bersagliato, comunque che più riguarda questo fenomeno, che appunto, come avete capito, sostanzialmente è creato dalle parole involuntary celibate, quindi celibi involontari, che potremmo anche tradurre con single non per scelta, che è una traduzione un po' più gergale, però per farci capire, persone che non riescono ad avere rapporti sessuali in particolare, di conseguenza anche sentimentali, e stanno male, perché poi una variabile è proprio la sofferenza psicologica, altrimenti se Esatto. uno lo fa perché vuole, perché gli piace o non sta male, non è tecnicamente nel fenomeno incel, ecco, non è una diagnosi medica, è un fenomeno sociale, quindi usiamo questa etichetta, diciamo, in modo gergale. Quindi sostanzialmente una persona che non riesce a sbloccarsi sessualmente e che di solito si autocronicizza in questo problema, per cui non ne parla. Si chiude, oppure comincia a esternalizzare la colpa, dà la colpa alle donne, incomincia a sviluppare magari anche odio nei confronti delle donne e arriva magari anche a 30, 40 anni vergine, mentendo magari ad amici, parenti, inventandosi una fantomatica vita sessuale, sentimentale che non ha mai avuto, ma appunto ci soffre enormemente a livello psicologico, a tal punto a volte anche da arrivare alla depressione, all'isolamento sociale, all'autolesionismo, insomma, il problema è grave ed è in aumento perché a giudicare, insomma, anche da quante persone, io per esempio nella mia attività clinica ormai seguo 80% incel, nel senso persone che hanno questo problema, molti di più rispetto magari agli hikikomori che chiedono molto meno aiuto, per esempio. Quindi, insomma, questo. Sì, perché immagino che, almeno, no, da quanto mi dici, diciamo così, il Kikomori chiede meno aiuto perché in un qualche modo è come se stesse bene, passami questo termine, all'interno di quella Non condizione. riconosce il problema, Esatto, non non riconosce riconosce il il problema. problema, mentre l'incel comunque lo sente, come dicevamo prima, non è una scelta della persona, no? In un qualche modo è una scelta involontaria, quindi è una scelta operata da qualcun altro, quindi il malessere ovviamente c'è, vorrebbe qualche cosa che di fatto non può avere. E, tra l'altro, leggevo nel tuo libro
libro che ci sono anche dei termini che tra virgolette differenziano gli incel, se non mi sbaglio, virgin kissless, cioè chi non ha mai dato un bacio, chi non ha mai abbracciato Esatto. nessuno, giusto? Ci sono anche delle differenziazioni all'interno Sì, che in diciamo, del realtà già contesto. quello rientra più nella red pill, perché poi ne parleremo, appunto il mio libro si intitola Il fenomeno degli incel, la teoria red pill, perché su questa problematica sociale poi viene costruita tutta una filosofia ideologica con tutta una serie di termini, un gergo particolare che descrive, diciamo, dal loro punto di vista la realtà di questa condizione. E appunto in questa ideologia viene descritto l'incel come diversi gradi di gravità, diciamo così, da quello che non ha mai dato un bacio a quello che, no, cioè dal primo, insomma, quello che non ha mai fatto sesso, poi quello che non ha fa mai fatto sesso non ha mai neanche dato un bacio, e anche quello che non ha mai ne ha ma nemmeno abbracciato una donna. Ok. Ma ti volevo chiedere anche questo: quali sono, che poi tu nel tuo libro l'hai specificato bene, però qui vi diamo un assaggio, però poi se vi interessa un po' di più Sì, leggete ce il l'ho libro. qua, Ecco, l'ho esatto, portato ce l'ho anch'io. anch'io, quindi. Spesso ci si chiede, no? Ma quali sono le cause di un fenomeno? In questo caso, quali sono le cause di questo fenomeno degli incel? Del fenomeno Allora, incel. questa è la parte più corposa del libro in realtà, perché sono tutta una serie di cause, come sempre si intrecciano cause macrosociali con cambiamenti che sono avvenuti nel corso degli ultimi anni, anche a livello di ruoli di genere, quelle forse sono le principali. Cause individuali, ovviamente, legate diciamo, alla nostra predisposizione anche alle relazioni. Di solito sono uomini. Sento, cioè, c'è un cane che sta Sì, è il mio abbaiando. cagnolino di là, siccome è piccolo, ha 2 mesi e mezzo, ogni tanto c'ha No, no, perché non sti capivo se era da te. No, ok, se era rumori. No, da te è a posto, tranquillo, perché è sennò lui, è di là. chiudevo. Tra l'altro sento anche un po' di ritorno, non so se è colpa mia o tua, nel senso sento un po' di. Magari è colpa mia, eh. Non so, tu c'hai le cuffie, giusto? Io sì, ho le cuffie, ti sento molto bene, Allora, tra non lo so, è l'altro. strano, è strano. No, no, anch'io ti sento bene, sento un po' la mia voce, ma Mi vabbè. dispiace che ci siano questi problemi tecnici, adesso No, no, puoi no, vabbè, fare. io sono, a Ah, volte faccio mi così. fisso. Ok. Comunque è un po' questo rumore. L'importante è che non lo Adesso sentano. lo senti di nuovo? Il Prova? ritorno? Prova, prova, prova. No, mi sembra di no. Ok. Ok, Forse ho il volume un po' perfetto. troppo alto nelle cuffie. Può Ah, essere. ok, perfetto. Hai il microfono super potente. No, Vai. dicevo, allora, partiamo dalle cause macrosociali. Sicuramente negli ultimi anni c'è stato un cambio rispetto all'emancipazione femminile, quindi anche il potere della donna di scegliere di selezionare i propri partner. Questo Ok. è evidente, no? Sì. Insomma, anche a livello economico, prima la donna magari doveva accettare un partner anche per poter sopravvivere, banalmente. Oggi non è più così. Questo meccanismo coercitivo faceva sì che in passato si creava molto più facilmente il dominio dell'uomo, anche nel contesto più patriarcale. E la donna, diciamo, non poteva selezionare molto meno, aveva un potere selettivo che doveva piegarsi un po' a questa condizione Esatto. di debolezza Vero. sociale. Con questo cambiamento si è creato un meccanismo dove invece è sempre più la donna a selezionare e l'uomo a essere selezionato. Questo dato anche da un meccanismo probabilmente evoluzionistico. Adesso è difficile capire dove si intreccia evoluzione o diciamo cultura, però un dato è certo, e lo si vede da tutte le ricerche, anche quelle sulle dating app in particolare, che sono gli strumenti più selettivi in assoluto, dove le donne selezionano di più in assoluto. Ah, cioè, nel senso, sulla dating app la donna per le dinamiche della dating app seleziona molto di più che all'esterno, per esempio. Però quello che è il dato di fatto è che gli uomini offrono più sesso, cioè ricercano più sessualità, e le donne mediamente, ovviamente mediamente, poi non, cioè, può esserci, quando si parla di media questa cosa sconvolge tutti, però ci può essere il caso che è completamente opposto rispetto all'altro, ma diciamo mediamente le donne risultano essere più selettive. Questo crea una alterazione per cui le donne, ricevendo tanta richiesta, selezionano e selezionano sempre più liberamente e quindi sempre più i partner che preferiscono. Questo vale soprattutto in un'età di solito più giovane, perché poi col crescere invece tornano le pressioni della monogamia, anche la donna. Quindi sopra i 30 anni, in realtà, tornando le pressioni della monogamia, si ritorna magari a ricercare un partner fisso, magari no, non un partner fisso, ma nel senso anche di stabilizzarsi, no? Una relazione di lungo termine. Magari fino a una certa età c'è più predisposizione anche al sesso occasionale o Casuale. comunque alla selezione dei partner in maniera libera. Sto facendo una panoramica per Sì, intenderci. Comunque, certo. quello che succede sostanzialmente
che questa grande offerta sessuale maschile, questa selezione, non grande, selezione femminile, è data anche da motivi culturali. Per esempio, l'uomo è pressato a fare sesso per motivi di status. Cioè, molto spesso anch'io vedo dei ragazzi che stanno male, non tanto perché non fanno sesso, quindi non è tanto un bisogno biologico, cioè proprio un bisogno. Qualcuno dice, hai bisogno di far sesso, vabbè, masturbati, no? È proprio un bisogno di percepirsi attraenti, di autostima, di essere amati, è proprio un bisogno che ha, soprattutto nell'uomo, ma anche nella donna ovviamente, ma nell'uomo ha un pezzo in più che è legato allo stigma della verginità. Cioè, anche per i motivi culturali, l'uomo che fa sesso è percepito come forte, Vero. l'uomo che non fa sesso è percepito come debole. Nella donna è il contrario, la donna che va troppo sesso è percepita come facile, la donna che va troppo poco, appunto che fa meno sesso è percepita come più brava, no? Diciamo anche qua per stereotipi patriarcali. Quindi anche le influenze culturali portano a far sì che l'uomo ricerchi di più e la donna selezioni di più. Quindi sia meccanismi biologici li abbiamo descritti velocemente, ma sostanzialmente per come è strutturato il sistema riproduttivo di uomini e donne, gli uomini sono più propensi alla poligamia perché possono fecondare anche simultaneamente più donne potenzialmente. Le donne invece, insomma, ci sono diversi studi evoluzionistici dove viene dimostrato che, insomma, la donna ha più selettività anche perché potenzialmente la donna un rapporto costa 9 mesi di gestazione, quindi è Esatto, ovvio che la donna è più selettiva. E quindi, insomma, ci sono un insieme, ci sono tantissimi motivi, ripeto, è la parte più corposa del libro, che fanno sì che si crea questa alterazione della domanda e dell'offerta e si crea una forte selettività. E chi viene escluso da questa domanda e offerta? Chi è più debole? Cioè chi ha sì. meno caratteristiche fisiche e caratteriali, entrambe, che lo portano a essere attraente. Quindi, diciamo, alcuni ragazzi, ma vi dico che soprattutto sono caratteristiche caratteriali, non fisiche, perché io vedo anche tanti ragazzi incel e non vedo particolari bruttezze. Ecco, magari alcuni sono un po' bassi e l'altezza sicuramente è un fattore che viene tenuto in considerazione, o Sì. magri. Però il problema principale è legato al fatto che non hanno una forte personalità, non hanno competenze sociali, sono molto inibiti, di solito hanno problemi anche con gli amici, non è detto, ma capita spesso che siano tendenzialmente in difficoltà socialmente e comunque in generale hanno tutta una serie di blocchi anche con le ragazze, legati magari a passati rifiuti, non sanno flirtare, è una cosa importante, cioè flirtare è una dinamica, è una competenza sociale molto complessa, che non tutti, cioè non complessa, per chi non ce l'ha è complessa da sviluppare. Poi ci sono i cosiddetti natural, no? Quelli che vengono definiti natural anche dalla Red Pill, ovvero quegli uomini che sanno flirtare, che hanno questa predisposizione molto forte nel corteggiare le donne e gli viene tutto estremamente naturale. Poi mi trovo uomini, per esempio l'altro giorno c'era un ragazzo che era venuto a fare un colloquio e mi fa, io non so come si fa. Cioè lui dice, io non so come si fa a corteggiare una donna. E questa cosa uno potrebbe dirgli, ma dovrebbe venire spontaneo, istintivo, però soprattutto per un certo tipo di di funzionamento cerebrale, soprattutto quelli che hanno un'alta intelligenza cognitiva e una bassa intelligenza emotiva, flirtare è veramente difficile, cioè è una cosa che non gli viene minimamente spontanea e quindi magari sono anche dei bei ragazzi, ma non riescono proprio a sbloccarsi con le ragazze, non ce la fanno proprio. È vero, sono d'accordo perché effettivamente anche il flirtare, no? Che può sembrare qualcosa di naturale, qualcosa che viene spontaneo, però in realtà è, come dicevi prima, è una competenza a tutti gli effetti. Poi sicuramente in ogni persona ci sono anche altri aspetti, no? Come, non so, aspetti legati all'autostima, mi viene da pensare, dei Sì, pensieri, delle tantissimo. credenze riguardo se stessi, il L'idealizzazione della mondo. donna, spesso, Sì, l'idealizzazione del vero. sesso, ce ne sono tantissime. Ci sono tantissimi. Tra l'altro, tu infatti hai detto correttamente prima, è la parte più corposa, perché effettivamente ovviamente quando si parla di cause di un fenomeno, ce ne sono tante e ovviamente si va anche un po' a scandagliare. Tra l'altro, nel libro una cosa che mi è piaciuta e che ho apprezzato tantissimo, ha inserito tanti tanti studi, tante Sì. ricerche. Cioè, per andare comunque a mostrare che effettivamente Sì, ci perché se no uno pensa che sono mie idee, no? Sai, Esatto. invece se tu citi lo studio, È uno vero. dice, vabbè, però c'è uno studio, non è che poi, non è che te lo sei inventato. Quindi ho dovuto farlo, è stato faticoso, però ho dovuto farlo perché è un argomento troppo,
diciamo, controverso. È Quindi se non vero. citi, poi la gente dice: ah, ma tu hai detto questa cosa? Io dico: no, non l'ho detto, io ho letto uno studio, quindi Vero. non te la puoi prendere con me. Sì, infatti Però è ho vero. apprezzato questa cosa perché altrimenti un po' il rischio c'è che magari qualcuno dica, però questo è il tuo pensiero, questo lo pensi tu, Esatto, questa è questa è la la tua tua opinione. esperienza, no? Per Esatto. me non è così, infatti ho ripetuto diverse volte, cioè, per te non è così, vale benissimo, infatti la statistica non ha nulla la tua esperienza di vita, cioè se io dico che Certo. statisticamente è così, tu puoi avere l'opposto di quello che dico io, ma quella è statistica, è un'altra cosa, cioè sui grandi numeri è così, poi il Davvero. singolo non si deve sentire annullato dalla statistica, questa è una cosa importante. Vero, sono perfettamente d'accordo, anzi a volte l'eccezione che conferma la regola, comunque Ma come sì, giustamente certo. dici, non è che se la statistica dice qualcosa di diverso invalida quello che provi tu, però la statistica ha un valore, no? Dal punto di vista Ha un dei valore numeri. soprattutto macrosociale. Cioè, Sì. io parlo di un fenomeno macrosociale, poi se andiamo a vedere il tuo caso, sei un mondo tuo che ha le sue caratteristiche e magari non rientri in questo fenomeno, ecco. Sì, sono perfettamente d'accordo. Qua dicono grande Marco, dice Oliver. Tra l'altro ci sono aggiunte molte persone che saluto. Saluto Eleonora, saluto Marci, Magna, tutti, tutti, tutti. Qualcuno sicuramente mi ha sfuggito, ma vi saluto, vi ringrazio per essere qua. Ciao Ale, buonasera. Tra l'altro qualcuno prima mi ha fatto una domanda sulla red pill, però me la voglio tenere un attimo per dopo, perché è come se mi avesse Ok. letto nel pensiero questa persona. No, è il cagnolino. Aspetta, ok, perché tu Marco non lo senti, ma è partito un sound alert. Mi sono un Ah, attimo ok. stoppata. Ok, allora passo alla prossima domanda. Poi ragazzi, se avete qualche domanda che volete fare a Marco, non siate timidi, fatela. Anzi, non so se tu le riesci a vedere a destra tra i commenti, Sì, adesso ma tra io i di solito commenti. non tengo la chat perché così non mi Ok. distraggo e ti faccio. Mi preferisco perché sennò se incominci a Sì. leggere i commenti magari ti distrai, non capisci? Tranquillo. Guarda, io faccio uguale. Infatti, altrimenti se faccio due cose No, contemporaneamente infatti io vado in palla. concentrato, ti rispondo sulle tue domande, poi se tu vuoi leggermi delle domande dalla chat, le considerazioni, Sì, ti sei voglio tu. leggere una domanda di Pandemonio, che saluto tra l'altro, che chiede, te la faccio un pochino in breve, considerato un po' quello che dicevamo prima del flirt. Pandemonio chiede, ma si può imparare a flirtare una volta, o si è capace o non si è capaci, chiede. Assolutamente sì, come tutte le competenze, anche quelle diciamo legate alle skills sociali possono essere apprese. Ovviamente serve tempo, energia, risorse, proprio impegno e serve anche qualcuno che magari ti aiuti se non riesci a farlo da solo. Di solito sono Certo. competenze che si prendono con l'esperienza. Quindi di Sì. base i due principali, lo ripeto sempre, le due principali modalità di apprendimento sono per imitazione, quindi guardando gli altri, Sì, e per prove ed errori. Quindi esatto. sbagliando e imparando. Però se uno continua a sbagliare, per esempio c'è un ragazzo, mi ricordo, che avevo intervistato sul mio canale, che ha detto: io ho chiesto il numero a 80 ragazze, tutte mi hanno detto di no. E lì probabilmente non è neanche, cioè lì c'è un problema nel capire cosa sbagli. Cioè quindi vai, ripeti diciamo, in modo schematico sempre le stesse cose e fai sempre gli stessi errori. Invece l'esperienza dovrebbe essere un modo per capire quali sono le reazioni anche delle persone. Per esempio, cioè, anche capire un po' cosa può pensare una donna in quel momento, cosa sia meglio fare, è una cosa che magari apprendi con l'esperienza. Ci sarà chi è più predisposto, come in tutte le cose c'è il Sì, talento è una sì. predisposizione Poi genetica, c'è in tutte le cose. Però ecco, come c'è. uno che nasce come col talento di Cristiano Ronaldo diventerà il migliore al mondo, però se uno si allena comunque diventa bravo. Quindi diciamo che per me se uno si allena, migliora, ci lavora, comunque le competenze minime per avere una vita sentimentale, sessuale soddisfacente le può avere, a meno che non ha aspettative irrealistiche, perché poi in un capitolo parlo anche di quali sono i target che spesso hanno gli insel, a volte sono plasmati dal porno, dai Vero. social e da una costruzione di un modello di donna che o non esiste o comunque è estremamente elevato e questo ovviamente comporta delle difficoltà. È vero. Su quello che hai detto sono perfettamente d'accordo, nel senso che tutto si può imparare per, come dicevi tu, per prove ed errori, per imitazione, in tante modalità.
Come dicevi tu, però, è anche importante aggiustare il tiro, cioè che magari lo sbaglio possa servire per fare meglio la Sì. volta successiva, altrimenti se faccio sempre la stessa cosa ottengo sempre lo stesso risultato, cioè se faccio sempre uno più uno otterrò sempre due. Se Sì. voglio fare qualcosa di diverso devo Per questo c'è, cambiare. può essere anche lo psicologo, per dire, no? Adesso so che molti vanno, poi c'è anche tutto un capitolo, non so se l'hai letto, se ti ricordi, sui pick-up artist, Sì, mi sono no? tenuta la domanda Ah, perfetto, allora perché non apro il tema. sì, no, ma sai perché? Perché io ho fatto una live su un po' contro, diciamo così, contro questi pick-up Vabbè. artist perché tante modalità non le ritrovo corrette, no? Alcune modalità che utilizzano, quindi quel capitolo me lo sono proprio gustato perché mi piaceva il tema. Infatti mi sono tenuta la domanda poi, tra l'altro. Bene. Ti volevo chiedere questo prima di che, infatti, Robid dice tasto dolente perché lo sanno che questi pick-up artist mi sì. stanno un Beh, po' qui. Mi un danno po' tutti, fastidio. soprattutto gli psicologi, perché diciamo vanno un po' a creare un sostituto, un surrogato dello psicologo che però bypassa alcuni step, non tiene conto di alcune variabili, no? Vabbè, poi ne parliamo. Non voglio anticipare la domanda. Ti volevo chiedere, perché poi tra l'altro nel libro l'hai scritto e mi è sembrata una cosa molto interessante, come ti sei avvicinato allo studio, comunque alla comprensione, all'approfondimento di questo tema, su ovviamente il fenomeno incel e anche la teoria della red pill di cui dopo ti voglio fare una domanda. Allora, io ho scoperto il fenomeno degli hikikomori, parto da quello perché ha un Sì. senso, guardando un anime, un cartone animato giapponese che si chiama Welcome to the NHK, che vi consiglio, e andavo ancora all'università, mi colpì molto il fenomeno, io ai tempi ero molto più timido, molto più chiuso, molto più introverso e quindi in qualche modo mi sentivo affine psicologicamente. Scrissi la tesi di laurea, era ancora la triennale, da lì poi partì con tutto il mio percorso di divulgazione, perché comunque mi sembrava brutto scrivere una tesi su un tema così interessante che è ancora oggi il mio tema principale su cui mi chiamano a parlare, perché di INSA non mi chiama a parlare quasi nessuno, nonostante abbia pubblicato un libro, non c'è empatia sugli INSA, e questo è un altro tema, però sugli hikikomori ce n'è molta di più, è molto più compreso come tema, però. Fatto sta che io, incominciando a divulgare, a occuparmi del fenomeno, insomma, studiare poi anche il tema, cioè, mi sono sempre chiesto: ma perché sono quasi tutti uomini questi hikikomori? Perché cioè, è un dato veramente, non è 60-40, è 70-80. A un certo punto avevamo fatto un sondaggio nell'associazione, erano 90% di figli maschi. Mamma mia. Quindi mi sono chiesto come mai gli uomini si isolano, qual è il problema? Allora sono andato a scavare nel ruolo di genere maschile, quali sono le dinamiche, no, che un uomo. Si sente insegnare fin da piccolo e lì insomma ho incominciato ad approfondire anche le difficoltà relazionali sessuali. E poi un giorno anche lì ho scoperto la parola INSA per caso guardando un servizio di Nemo, che è stato uno dei primi Ah, sì. servizi televisivi su questo tema che si chiamava I brutti che L'ho odiano. visto su E YouTube il video. L'ho visto su da YouTube. lì. Sì. Mi se è come se avessi, è capitata una roba simile di chi, come se avessi unito tutti i puntini. Tra l'altro, io ho vissuto un lungo periodo della mia vita in qualche modo di grande difficoltà da quel punto di vista. Poi mi sono sbloccato, ho raccontato anche tutta la storia sul mio canale YouTube. E lì ho detto: cavolo, questo però, cioè, questo problema è giusto che abbia un nome, perché non è un problema scontato, è un problema enormemente sottovalutato. Per anche la sofferenza che io stesso ho provato. E quindi niente, da lì ho incominciato a studiare tutte insomma, le dinamiche del ruolo di genere, ho iniziato a parlare molto di più di parità di genere, anche lì avendo diciamo, un po' di problemi per la controversia dell'argomento. E però sostanzialmente, insomma, ho incominciato a interessarmene un po' come per l'hikikomori, sia per motivi professionali, perché comunque è un tema che secondo me è utile da divulgare e sono sicuro che se ne parlerà sempre di più. Sia per motivi umani, nel senso che è una cosa su cui empatizzo. Di solito è normale che uno magari si occupi più dei problemi su cui empatizza di più, e quelli su cui empatizza di più di solito sono quelli che magari un po' ha vissuto sulla pelle. Quindi ecco, ci sono questi due aspetti. Ok, molto molto interessante, tra l'altro anche la connessione che hai fatto tra i Kikomori e appunto il fenomeno dell'incel, tra l'altro effettivamente questa cosa ha smosso anche la chat perché appunto diciamo quello che hai detto sì, lo riscontrano, insomma parlavano di questo aspetto dell'empatia.
Allora, vorrei andare, dato che qualcuno me l'ha chiesto, anzi, sono arrivate due domande sulla Red Pill, quindi è meglio che le faccio, se no qua fremo, no? Cosa si intende per teoria della Red Pill? Perché qualcuno mi ha detto, avete parlato di Red Pill, ma che cos'è questa Red Pill? Che tra l'altro è molto interessante, ragazzi, quindi ascoltate. È sempre più diffusa. Allora, ci sono due versioni, quella ufficiale della Red Pill e la mia, che sono di parzialmente diverse. Allora, per i red pillati, che sono quelli che coloro che aderiscono alla teoria Red Pill, la Red Pill è una teoria descrittiva della realtà che si basa su studi evoluzionistici dell'essere umano. E cosa comporta? Comporta la descrizione, è una descrizione della realtà di come funzionano le dinamiche uomo-donna, in particolare le dinamiche sessuali e Ok. attrattive. Perché si chiama Red Pill? Questa è la metafora che forse incuriosisce di più. Viene da Matrix. Immagino che tutti abbiate visto Matrix. In Matrix, piccolo spoiler, insomma, Neo, il protagonista, a un certo punto gli viene proposto, beh, se non l'avete ancora visto, guardatelo, è di veramente 30 anni fa, però gli viene proposta una scelta, pillola rossa, ti svegli e vedi che il mondo intorno a te è finto, insomma, è un'illusione, tutto quello che ti hanno raccontato è falso. Pillola blu continui a rimanere nel sogno e vivi la tua vita pensando che tutto sia vero. Ecco, il red pillato prende la pillola rossa e quindi in qualche modo si sveglia da tutte le narrative sull'amore romantico, sulla sessualità, su come funzionano i rapporti uomo-donna e incomincia a vedere tutto in un'ottica estremamente razionale. Che però, infatti, uno dei libri che viene identificato come, diciamo, il padre della red pill si chiama The Rational Male, l'uomo razionale, perché dal loro punto di vista è: questo è come razionalmente funziona la dinamica uomo-donna. E poi appunto ne possiamo parlare. Ma in realtà, secondo me, questo tipo di approccio, che è apparentemente scientifico, poi in realtà si trasforma in tutta un'ideologia, che di scientifico ha poco. Quindi potremmo parlare di pseudoscienza, a volte diventa anche un po' complottismo. Poi dipende, ovviamente, perché ci sono diversi tipi di red pill. Per esempio, c'è la red pill positiva, che è quella, diciamo, che usa lo studio delle dinamiche di uomo-donna per migliorarsi. E poi c'è la red pill negativa, che è chiamata in gergo black pill, ovvero l'interpretazione delle dinamiche uomo-donna ti porta a una passivizzazione, cioè sei un incel è perché non hai abbastanza look, money e status, quindi aspetto fisico, soldi e status sociale. Teoria Se non li hai, LMS. Ho la teoria LMS, perfetto. Se non li hai, studiato. no, infatti, No, se ti non li dico, il hai. libro mi è piaciuto tanto, No, ma quindi sono contento. Ma è un argomento sicuramente molto sì. coinvolgente perché, insomma, se non hai queste tre, secondo la Black Pill, insomma, che è la versione più cinica e negativa della Red Pill, se non hai queste caratteristiche, è inutile che ti impegni, no? I red pillati parlano di look maxare, status maxare, insomma, migliorarsi da questi punti di vista per diventare più appetibili nel mercato sessuale. Diciamo, io chiamo mercato sessuale in un'ottica evoluzionistica, Sì. perché lo chiamano anche così loro. Però, invece, la Black Pill dice no. È inutile che ti sbatti. Ci sono quelli che nascono con determinate caratteristiche che avranno sempre più successo di te e tu sei destinato all'inceldom, ovvero alla condizione di incel. E appunto per questa visione l'incel non è una... Cioè, ci sono due concezioni di incel. Una concezione transitoria, cioè io posso essere incel in una fase della mia vita, quindi essere per, non so, anni che non riesco a sbloccarmi, poi mi miglioro, capisco cosa sbaglio, imparo a flirtare, tutto quello che vuoi, esco dalla condizione incel. E invece c'è una condizione dell'incel statica, ovvero sei incel, ok, sei incel perché sei nato incel e morirai incel, non hai nessun tipo di possibilità di sbloccarti. Quindi, ecco, la Red Pill sostanzialmente descrive attraverso tutta una serie di dinamiche, tra cui l'ipergamia, che è quella centrale, che poi appunto se volete ne parliamo, descrive come mai sostanzialmente esistono gli incel e come mai appunto, non puoi fare niente o come puoi migliorarti. Dipende un po' dalle prospettive. Di solito i pick-up artist, appunto, i coach di seduzione, sono spesso red pillati o comunque adottano quel tipo di interpretazione, che non è completamente falsa, infatti poi magari ne parliamo, e adottano una red pill positiva, cioè ti insegno come sbloccarti. Mentre i black pillati dicono no, tu stai truffando i poveri incel perché gli stai dando una falsa speranza perché loro non hanno nessuna possibilità, quindi tu gli stai estorcendo i soldi dandogli una speranza, ma in realtà loro rimarranno sempre incel. Insomma, c'è una guerra anche un po' interna, un po' intestina, perché di fatto, come ogni ideologia, e questo vale per tutte le ideologie, ci sono parti più, diciamo, estreme, parti più moderate,
parti folli, parti che hanno anche senso, però sono sempre legate comunque all'interpretazione rigida della realtà. Quindi se tu hai a che fare con un incel, con un incel repillato, ma in generale con un repillato, che non tutti gli incel sono repillati e non tutti i repillati sono incel, attenzione, questa è una cosa importante, perché ci sono persone repillate che non sono incel, che hanno tutte le... magari sono bravissime con le ragazze, hanno una vita sessuale soddisfacente, ma sono repillate. E appunto ci sono incel che non sono repillati, cioè che non credono in quell'interpretazione della realtà. Quindi, ecco, c'è un po' questa anche diatriba interna, mettiamola così, tipica delle ideologie. Più un'ideologia si espande, e la RELP si sta espandendo molto online, nei gruppi, nei forum, eccetera, e più si separano le varie correnti, no? Lo vediamo con tante ideologie. Appunto, per esempio, anche il femminismo ha tantissime correnti, e Sì. questo ci fa capire come effettivamente quando un'interpretazione della realtà diventa grossa, poi c'è sempre una parte più moderata, una parte più estrema, una parte che la vede in un modo, una parte che la vede in un altro. Però fondamentalmente fanno tutti parte dello stesso tipo di ideologia, cioè una interpretazione cinica e razionale, e io direi riduttiva biologica, nel senso che si concentra quasi esclusivamente sulla biologia e È sui vero. meccanismi di selezione animale, no? Animalesca, che secondo me è estremamente riduttiva e non è veramente scientifica, perché poi loro prendono degli studi per arrivare alle proprie conclusioni, ma gli studi non arrivano a quelle conclusioni, anzi, gli studi hanno delle limitazioni, perché ogni studio scientifico ha delle limitazioni. Loro le limitazioni non le citano quasi mai, cioè non è che vanno a dire guarda che ci sono queste limitazioni. No, prendono uno studio, dicono uno studio ha detto questo, allora vuol dire, non so, c'è lo studio dove si dice che le donne sono, ne abbiamo parlato anche io e te in una live, sono Sì. attratte magari dalla violenza nel sesso. Ah, ok, questo dimostra che le donne vogliono solo gli maschi violenti che le trattano male. Cioè, è una conclusione che va bene, parte da uno studio, ma non è scientifica, nel senso non funziona così la scienza. È vero. E tra l'altro mi è venuta in mente questa cosa che mi ha colpito quando ho letto il libro, perché all'interno della teoria della Red Pill c'è anche un po' l'idea che l'attraenza, cioè l'essere attraenti, sia quasi un fattore oggettivo, no? Che ci siano, tra Sì. virgolette, delle caratteristiche specifiche, oggettive, che rendono una persona, in questo caso un uomo, attraente oppure non attraente. Quella cosa mi ha colpito tanto. Oltre al concetto di ipergamia, che dopo ti chiedo di spiegare, che così è anche più chiaro per le persone, perché stanno arrivando tantissime domande dopo È un tema tirare. che... Sì. Sì, no. Ma sì, uno dei concetti chiave della RedPill è che la bellezza è oggettiva, cioè nel senso è misurabile, tant'è che gli incel redpillati di solito si danno i voti, no? Tu sei un 7, tu sei un 4, ma danno voti a se stessi, agli altri, insomma, in una scala da 1 a 10. Sì. Che, voglio dire, per certi versi ha anche senso, nel senso ci sono dei parametri che ti rendono, diciamo, oggettivamente, nel senso di statisticamente più apprezzabile. Diciamo, non è oggettivo nel senso che non vale per tutti, ma è, non so, statisticamente più probabile che una persona più alta venga ritenuta più attraente di una più bassa. Questo è statistica. Però, appunto, a volte sottovalutano la soggettività, cioè nel senso, a volte è come se tu non hai quella caratteristica, ah, allora non hai nessuna possibilità. Zero. Che è un modo per passivizzarsi, per esternalizzare la colpa. Ci sono tanti studi, loro citano tanti studi, per esempio sul cantal tilt, ovvero l'allineamento degli occhi oppure la dimensione della mascella. Infatti, Sì. tantissimi incel repilati si rifanno la mascella, è una delle operazioni chirurgiche più usate dagli uomini adesso. Anche perché l'altezza non la si può fare a meno di operazioni agghiaccianti, che comunque in alcuni paesi fanno, È però, vero. diciamo, fondamentalmente l'operazione più veloce è quella della mascella, che comunque non è bella, immagino, però, insomma, è quella più accessibile. Poi, vabbè, il trapianto dei capelli, insomma, tutte le... oltre che ovviamente la muscolatura, quello puoi farlo con la palestra, magari però andando anche a prendere steroidi, sviluppando vigoressia, quindi un'ansia di essere troppo magro, anche quando magari sei estremamente muscoloso. Per esempio, c'era un ragazzo che seguivo io, che lui, diciamo, sfogava questa frustrazione di non aver successo con le ragazze con la palestra. E lui è in qualche modo convinto che... il fatto che non piace alle ragazze è perché fisicamente non è abbastanza attraente, e quindi è diventato gigantesco muscolarmente. E io continuo a cercare di spiegare che in realtà stava investendo le sue energie su qualcosa che in realtà non lo portava più vicino al suo obiettivo, che invece di mettere tutto quel tempo, risorse per la palestra, a costo quasi di arrivare anche a prendere degli steroidi o comunque dei farmaci pericolosi, poteva investirlo un po' meno lì, che già aveva un fisico, diciamo, eccellente, e investire di più nelle competenze relazionali e sociali, che non sono facili a volte come la palestra, perché ovviamente in palestra vado, alzo la ghisa, alzo il peso, quello che è, e vado a Sì. migliorarmi magari. Non è così facile, c'è un mondo anche lì, però per
dire, dal suo punto di vista è estremamente facile invece impegnarsi a livello sociale per migliorare la competenza emotiva, la competenza relazionale, il flirting, eccetera, eccetera, era tutto molto più complesso. Quindi lui si sfogava completamente su questa attività ed era diventato bigoressico, per cui ero ossessionato, cioè se non mangiava pensava di perdere peso, controllava ogni singolo allenamento meticolosamente, ma tutto con la speranza che ciò lo portasse a essere più attraente agli occhi delle donne. In più aveva, poi di solito ci sono anche delle dismorfofobie, cioè Sì, delle ossessioni per alcune parti del corpo. Lui, vero. per esempio, aveva un leggero doppiamento, leggerissimo, e non riusciva proprio a guardarsi, infatti voleva operarsi al doppiamento. Poi quando si operano non cambia nulla. Cioè, nel senso, si vedono meglio, però in realtà continuano a non avere le competenze per provarci con le ragazze, quindi rimangono comunque incel da quel punto di vista. Quindi questo è... Insomma, il tema della bellezza oggettiva è ampio. Sicuramente ci sono dei fattori, però c'è un grande... E poi c'è da dire che, soprattutto per la percezione di attraenza femminile, gli aspetti più che generano attraenza non sono legati al fisico, e questo lo dicono tanti studi, ma sono legati al carattere, carisma, sicurezza in sé, ambizione, È vero. ironia, sicuramente, dipende, tanti fattori che però non sono stretti, cioè nel senso che ovviamente il fisico conta, ma non tanto quanto conta per gli uomini. Infatti gli Vero. uomini tendono a pensare che le donne usano gli stessi criteri. Allora, siccome gli uomini guardano quasi solo il fisico per l'attrazione sessuale, non per quella sentimentale, parlo di quella sessuale, pensano che le donne sono attratte sessualmente da loro solo per il fisico. Invece non è così, le donne hanno altre caratteristiche, probabilmente anche qua per motivi evoluzionistici, insomma, per, diciamo, preservazione della prole, non lo so, è difficile qua capire quando inizia, ripeto, la biologia, quando inizia la cultura, perché tutto è mischiato, però sono diverse. Quindi, se uno lavora solo sul fisico pensando che le donne guardano solo quello, probabilmente rimarranno delusi. Verissimo, infatti guarda, di questa cosa proprio ne abbiamo parlato tempo fa in una live dove abbiamo affrontato questo tema, cioè di tutti gli aspetti evoluzionistici, culturali, anche delle differenze che riscontriamo tra uomini e donne. E questa cosa effettivamente è venuta fuori, insomma, abbiamo guardato qualche video, letto qualche ricerca ed effettivamente è venuto fuori questo, che mentre magari gli uomini un pochino, come dicevi tu, pensano che anche la donna applichi un po' gli stessi criteri. In realtà i criteri della donna sono diversi e non sono tanto fondati sul mero fattore estetico, ma quanto più su delle caratteristiche interne. Tant'è vero, prima qualcuno ha detto, adesso non mi ritrovo il commento perché stanno andando all'impazzata, però prima qualcuno effettivamente quando parlavamo di flirt, pick-up artist, qualcuno ha detto effettivamente che sarebbe magari più utile andare da uno psicologo, comunque una persona che in un qualche modo ti aiuti a incrementare, aumentare, migliorare tutte le qualità interpersonali, anche relativa all'autostima, alla sicurezza in sé e tutto il resto. Quindi io sono perfettamente d'accordo su questo, e un po' per ricollegarci a quello che dicevamo prima. Altra domanda, giusto per spiegare meglio anche ai nostri amici, mi raccomando, il libro è questo, ragazzi, No, mi rendo conto che è perché... complicato, ma a un certo punto ho deciso proprio di scrivere un libro, anche se faticosissimo scrivere un libro a livello economico non è per niente così gratificante. Però mi sono reso conto che era talmente complesso spiegare questo fenomeno che ho Sì. dovuto scriverci un libro, perché altrimenti spiegarlo a voce si fa confusione, perché ci sono mille cose che si intrecciano. Ma infatti guarda, ti dico che io stessa comunque, vabbè, conoscevo il fenomeno e tutto il resto, ma non in maniera così approfondita, tant'è vero che il libro mi ha dato modo di riuscire a capire meglio, o comunque anche a conoscere delle cose che non sapevo, anche perché io non ero mai andata diciamo così, nello specifico, nel profondo del tema, no? Ero rimasta sempre un po' sulla superficie, perché è qualcosa di molto complesso. E infatti arrivano tante domande appena magari esce fuori una parola. Che cos'è? Che cos'è? Perché effettivamente è un tema. Sì, sono termini anche che magari uno se non Sì. bazzica in questo mondo, cioè, è solo reptile complesso, ma se vogliamo andare c'è Chad, Stacy, White Knight, cioè, Nice Guy, cioè, c'è tutto un gergo, un Sì. mondo che è stato creato proprio per far parte di questa cultura, che poi di fatto è una subcultura online da reptile. Quindi capisco che uno magari dice: ma che cosa stai dicendo? Che lingua stai parlando? E tra Sì, l'altro è vero.
tra l'altro, per esempio, adesso che li hai nominati, no? Questi termini stesi, vecchi, io non ero proprio a conoscenza anche della manosfera, manosphere, che poi sarebbe adesso, perdonatemi l'inglese, sono non so No, sì, proprio. manosphere, manosfera, sì. Esatto, e non so. Uomosfera. Io non sapevo che ci fossero in realtà tutte queste suddivisioni, chiamiamole così. Cioè, quella è una cosa che Sì. mi ha colpito tantissimo. Ci sono la manosfera, appunto, comprende tutti quegli spazi dove gli uomini, insomma, si trovano per parlare dei propri problemi e anche, appunto, spesso per parlare male delle donne. Infatti, appunto, nei forum e nei blog incel spesso le donne, insomma, non ci sono, comunque se ci sono sono poco accettate. E anzi, il red pillato a volte, diciamo quello più estremo, sviluppa un vero e proprio odio nei confronti delle donne. Perché le considera intrinsecamente immorali, cioè geneticamente immorali, nel senso che considera i criteri di selezione sessuale delle donne qualcosa di immorale, nel senso che qualcosa di discriminatorio nei suoi confronti. E questo lo porta a odiarle, questo porta a volte anche purtroppo a dei crimini. Ho parlato infatti di Sì, questo libro, è anche un po' crime, nel senso è che parla vero. di alcune stragi, soprattutto quella di Lecce, no? Dove c'è stato questo doppio omicidio efferato di una coppia di giovani che aveva, diciamo, la sola colpa di essere fidanzati ed essere felici. Questo, cioè, fa vedere l'estremo a cui può arrivare questo problema. Però ovviamente parliamo dell'estremo, come sempre. C'è questa cosa che emerge e poi c'è tutto sotto il problema che è composto ovviamente da una moltitudine di persone che ovviamente non arrivano lì, però a diversi livelli di tossicità il problema c'è. E infatti è vero, mi stavo dimenticando di questa parte che mi ha interessato anche a me, appunto dove parlavi dell'aspetto tra virgolette più mediatico e anche un po' crime, no? Di questo del fenomeno, perché effettivamente ci sono stati dei casi, delle situazioni da ricondurre proprio a questo fenomeno dell'incel, quindi no, è interessante questo aspetto qui. Però, non voglio spoilerare troppe cose, perché sennò poi non si leggono il libro. No, no, è talmente ricco, dai, alla fine posso dire qualunque cosa, in un'ora non Sì, no, basta, no, no, è diciamo vero, pure quello è vero. che... No, una cosa che mi interessa, che mi sta proprio a cuore, la connessione, dato che ci hai dedicato un capitolo, diciamo così, al libro, la connessione che c'è tra il fenomeno degli incel, la teoria della red pill e questi pick-up artist che non mi stanno per niente simpatici. A quasi nessuno, come dicevo. Però fanno un sacco di soldi. Porca Cioè, è un business miseria. pazzesco. Sì. Cioè, altro che psicologi. Questi vendono corsi a 400 euro l'uno. Sì, Se va sì, sì. bene, a volte anche di più. Anche di più, sì, ho scoperto tra l'altro perché, ecco, questa è una cosa che ho indagato, di cui mi sono molto informata, eccetera, ma addirittura persone che sono arrivate a pagare anche 5.000 euro per, ovviamente c'era il Sì. corso, quindi la parte teorica e la parte pratica, dove c'era appunto l'insegnante, diciamo così, che da dietro un albero, dietro un cespuglio, guardava Sì, guardava il l'approccio e rimorchio, esatto, dello il studente. corteggiamento, Sì. Sì. sì, che poi cioè la tecnica è sempre quella del corteggiamento diurno per strada, no? Non è mai quella serale, no? Magari nei bar, perché lì prevale il Chad, no? Nel contesto serale prevale il natural, quello bravo, quello Vero. figo, quello che ci sa fare. Allora, se tu vuoi avere una chance, devi uscire dalle dating app perché sono strapiene, stracompetitive e per certi versi c'è ragione. Perché effettivamente sono complesse da gestire anche a livello di frustrazione. Però loro dicono: tu devi andare per strada, devi fermare persone per strada quando sono da sole oppure quando sono con amiche, però di giorno, e quindi sì, poi c'è, diciamo, il coach che ti segue e ti insegna come fare. Diciamo che, insomma, ci sono un po' di problematicità in questo tipo di approccio, ecco. Sì, io infatti sono rimasta molto colpita, no? Anche un po' per la schematicità, per no? Così la rigidità, no? Che applicavano anche a queste modalità, che faceva sembrare tutto molto schematico ed era molto ridotto, un po' quello che dicevamo prima, no? Ad aspetti prettamente biologici, evoluzionistici, Sì. senza tener conto poi di
di tanti altri aspetti, perché poi noi esseri umani siamo talmente complessi, ma lì viene tutto ridotto molto all'osso, Sì, diciamo è così. molto basico. È vero, fa impressione, teorizzano molto, diventa proprio una vera e propria disciplina quella del corteggiamento, con tutta una serie di termini, di tecniche, di frasi ad effetto. Poi in alcuni casi, come dico nel libro, funzionano anche perché aumentano la tua sicurezza, perché tu se pensi di avere, che ne so, la ricetta giusta, poi sei più sicuro e poi quindi effettivamente risulti anche più attraente per certi versi. E poi effettivamente alcune competenze sociali possono essere anche corrette, insomma se un pick up artist ti corregge il linguaggio del corpo può anche essere utile, però di solito te lo fa anche lo psicologo, e in più lo Giusto. psicologo lavora su tutti gli aspetti traumatici, su tutti gli aspetti Giusto. magari legati ai pensieri disfunzionali, come mai hai queste difficoltà. Invece il pick-up artist, anche quello bravo, diciamo quello non fuffa che si inventa le cose, mettiamo che esiste uno bravo, comunque trascura tutta la parte, diciamo, anche perché non lo potrebbe fare legalmente, però vabbè, anche se lo, perché Sì. sarebbe psicologia, quindi sarebbe... Però diciamo, come dice, ti insegno la tecnica. Però ammesso rispetto che la tecnica sia giusta, ripeto, però comunque a volte ci sono altri problemi, non è tanto un problema di tecnica, ci sono tutta una serie di problemi di blocchi psicologici, di paure, che insomma andrebbero affrontati con uno psicologo. Poi gli psicologi secondo me devono anche fare mea culpa, perché cioè, io ho pubblicato il libro, non credo che molti se lo siano letto, in realtà secondo me sapere queste cose per uno psicologo è fondamentale. Sì, sono Perché d'accordo. sennò, se non sai niente di questo, poi arriva uno che ti parla di queste cose, tu magari non hai idea di cosa ti sta dicendo e magari lo perdi e questo qua si rivolge a un pick-up artist. È vero, su questo sono perfettamente d'accordo con te, che a volte noi stessi operatori, noi stessi psicologi dovremmo informarci, no, di tutti questi aspetti sociali, di tutti questi fenomeni nuovi, perché poi è un rimanere a passo coi tempi, con le cose, perché poi il fenomeno degli incel, diciamo, è un fenomeno relativamente nuovo, insomma, parliamo Sì, del fine anni 90, quindi primi anni 2000, quindi diciamo è un fenomeno. Però come diciamo ultimi decenni. esatto, però come giustamente dici, forse a volte sono gli stessi psicologi che, non essendo al passo coi tempi, rischiano di perdersi poi le persone, o comunque chi magari ha bisogno dello psicologo, che però non trova una responsività, comunque una comprensione, e magari va da questo pick-up artist o dal coach o dal Ma guru. perché sai anche qual è la cosa fondamentale? Che il pick-up artist ti fa sentire compreso. A Sì. volte capita purtroppo, difficilmente dagli psicologi, però può capitare che magari il tuo problema venga un po' sminuito, no? Come dire, Sì. vabbè, però dai, basta che ti impegni. Non è, diciamo, quello che fa lo psicologo, però quello che fa il pick-up artist è su un piano superiore, cioè ti dice, io ero come te, poi ho imparato a sbloccare. Allora lì è tutto un altro effetto, perché si dico, io so cosa stai provando, perché ci sono passato prima io. E la psicologia non si basa su questo, cioè lo psicologo non è psicologo perché ha sofferto quella patologia, è Vero. psicologo perché la studia. Mentre il pick-up artist dice, io ci sono passato, ti capisco, so cosa stai passando, se tu fai questa roba qua che ho fatto io, ce la fai anche tu. E questo oggettivamente a livello di appeal è potentissimo perché ti fa sentire compreso, ti fa Sì. sentire capito e insomma, e poi non c'è tutto lo stigma che c'è ad andare dallo psicologo, È anche vero. se comunque andare dal pick-up artist non è che sia ben visto socialmente, non è che uno Certo. dice ah wow, vai dal pick-up artist, però Sei un figo, comunque sì, sai, lo certo. psicologo, molti dicono ma io vado dallo psicologo se ho una malattia, non è che vado dallo psicologo se non riesco a rimorchiare le ragazze. Invece no, è un problema psicosociale, anche quello psicosessuale. Quindi psicologi, sessuologi, tutto questo mondo è proprio, diciamo, il target giusto per chi ha questo problema. Vero. Guarda, infatti arriva giusta giusta, capita a fagiolo, come si dice, la domanda di Eleonora, che dice: non capisco come uno psicologo, magari un sessuologo, non conosce questi meccanismi, non li insegnano all'università? Allora, io l'università l'ho fatta tanti anni fa, però non ricordo appunto che si andasse oltre a quello che c'era sul libro, diciamo così, cioè la teoria molto stretta. Adesso non lo so però come funziona, perché io Ma l'ho sai, ma capita non è solo, così. cioè, magari lo psicologo non conosce il fenomeno e sa comunque aiutare un insel, per Sì, carità, sì. però sai,
sai, se non capisci proprio i suoi termini, è come se tu vai dallo psicologo non ha mai usato internet e non sa come funziona il mondo del web, e magari tu hai un problema legato, che ne so, a delle dinamiche, cioè, lì comunque è proprio una questione di essere aggiornati. Poi c'è lo psicologo che si aggiorna, che è sul pezzo, ma io anche per questo sto molto sul pezzo sui temi di attualità, perché tu prima dicevi, quando ero nascosto e stavi parlando in live, no? Dicevi che io non mi occupo solo prettamente di cose psicologiche, non mi occupo anche di attualità, ma per me le cose sono legate, nel senso che se tu non comprendi l'attualità, difficilmente comprenderai la psicologia di una persona che ti viene, magari vive in un contesto che tu non vivi completamente. Quindi adesso non dico che uno deve stare tutto il giorno sui social, per carità, però ci sono, secondo me, degli psicologi che dovrebbero tenere più attenzione anche a questo aspetto di conoscere proprio, diciamo, quello che accade anche a livello magari giovanile, perché ovviamente questo è un fenomeno più giovanile. Giusto. Si può migliorare quello che si è studiato all'università, Sono che è una perfettamente base. d'accordo. Sono perfettamente d'accordo. Allora, io ti vorrei fare una domanda che avevo visto prima in chat, che l'ha fatta, non mi ricordo chi l'ha fatta, e un'altra domanda riguardo un po' il femminismo, il fenomeno degli incel. La C'è un domanda paragrafo anche su quello. Il paragrafo più difficile, esatto. perché è quello dove devi pesare ogni singola parola, perché sennò ti sono di pronti a saltarti alla giugulare. È vero. Allora, prima una persona chiedeva generalmente, perché poi ovviamente si generalizza perché ogni persona è a sé stante, come aiuti gli incel che si rivolgono a te? Allora, io lavoro su due piani. Uno è appunto il piano più psicologico, di counseling e di supporto, quindi supporto inizialmente per ovviamente la gestione del problema, riguardo la frustrazione, quindi l'elaborazione della sofferenza, eccetera, eccetera. Quella è l'altra parte, la prima parte. Poi, quindi cerco di capire anche, insomma, insieme a lui, quali possono essere le cause alla base. E poi c'è una parte anche più pratica, nel senso che a volte le persone che mi contattano cercano più una figura da mental coach che da psicologo. Allora, la parola mental coach è A, odiata dagli psicologi, e B, vista come la cosa più, diciamo, fuffa che può esistere. Però, diciamo, il coaching è una tecnica psicologica. Cioè, il coaching esiste come tecnica psicologica, così come il counseling esiste il coaching. È una tecnica più, attiva, cioè di solito lo psicologo, diciamo, ti aiuta a trovare le risposte, fa più domande, sta più all'ascolto, è in una modalità più, diciamo, di ascolto. Io parlo dal punto di vista psicologo, non psicoterapeuta, poi psicoterapeuta ha delle tecniche che io non padroneggio, però ecco, il coaching è una delle tecniche psicologiche e comporta magari un intervento che può essere anche più mirato a gestire alcune parti pratiche, no? Non so, per esempio, leggiamo alcune chat di Tinder e facciamo insieme una riflessione su cosa può essere andato storto, su cosa potrebbe funzionare. Insomma, facciamo una sorta anche di brainstorming per capire, per andare a individuare gli errori. Poi io faccio anche tutto un lavoro di solito sul linguaggio del corpo. Infatti, una cosa che consiglio sempre è di registrarsi nelle interazioni per rivedersi dall'esterno, registrare la voce, fare corsi di teatro, corsi di dizione, che sono fondamentali, ma anche, diciamo, nella seduta posso dare consigli di postura, di linguaggio del corpo, di espressività del volto. È una cosa che hanno in comune quasi tutti gli incel è che non sono espressivi, cioè sono proprio piatti, non riescono a esprimere emozioni. Se tu non esprimi emozioni, non riuscirai mai a creare un legame emotivo con una ragazza. Se non riesci a creare un legame emotivo, come pensi di andarci a letto? Cioè, come pensi di farci sesso? Cioè, se tu non sai parlare in modo emotivo, hai una competenza emotiva così bassa. Cioè, la relazione rimarrà sempre su un piano razionale e non andrà mai su un piano. Per cui cosa succede? Che ho il primo appuntamento, va benissimo, perché tu dici: ah, oh, ma ho parlato tutto il tempo con questa ragazza, abbiamo chiacchierato di tutto, però poi mi ha detto che mi vede come un amico. Perché? Perché non sei riuscito a portarlo su un piano informale, non sei riuscito a flirtare, non sei riuscito a parlare di emotività, di sentimento, non sei riuscito a dare quella sensazione che poi è propedeutica all'interesse anche sessuale. Se tu sei bravo a chiacchierare, fai tante domande, però quello non è detto che stimoli interesse dal punto di vista sessuale. Quindi sono persone, veramente la competenza emotiva è la chiave. Tra l'altro, appunto, cerebralmente, non so perché, non è uno stereotipo, ma tanti lavorano nell'informatica,
lavorano con la matematica, lavorano ingegneri. Allora, io sono convinto di una cosa, cioè chi ha quel tipo di funzionamento cerebrale che lo porta a essere molto logico, molto razionale, molto ha di solito di base una più debole competenza emotiva e sociale, soprattutto se sei uomo, perché se sei uomo è il doppio, perché già l'uomo di base ha una minor Ah, sì. competenza emotiva rispetto alla Qualche donna, se c'hai svantaggiato, pure. vero? Quindi, allora, hanno zero competenza, non parlano di emozioni, non sanno parlare, non sanno proprio comunicare a livello emotivo, non sanno esprimere le emozioni, cioè, sono contrite, hanno addirittura paura di ridere. Ridono e quando si accorgono di ridere, subito si censurano, perché non sono abituate a esprimere le emozioni. Allora, si lavora anche su quello, cioè si lavora sul cercare di cominciare a familiarizzare con le espressioni, con l'emotività, e bisogna fare un percorso, ovviamente è lungo, io. Di solito faccio anche ogni 2 settimane, quindi in realtà non è una frequenza particolare, a volte faccio anche al bisogno, per cui, ok, diamoci questi obiettivi, quando hai accumulato, non so, delle esperienze con le ragazze, non so, anche è andata male un'uscita, ci rivediamo e ne parliamo e vediamo, cerchiamo. Quindi c'è anche tutto un lavoro, diciamo, che io definisco più di coaching rispetto che, diciamo, al lavoro di counseling o di supporto psicologico. Poi, ovviamente, se c'è un problema grave di tipo psicopatologico, io invio, perché io non tratto quel tipo di problemi. Quindi, se Certo. c'è un problema grave, io invio. Cioè, se la condizione di INSEL è dovuta a una problematica psicologica grave, non so, una grave depressione, oppure altre patologie, oppure a una grave dismorfofobia, io non tratto quel tipo, io tratto persone di solito che non hanno psicopatologie gravi, ma che hanno una difficoltà comunque a sbloccarsi per motivi appunto come ti ho descritto. Ma è interessante questa cosa, cioè vai proprio ad abbracciare a 360 gradi tutti di solito i punti deboli, tra virgolette, dell'approccio, quindi sia l'aspetto più della comunicazione non verbale, l'aspetto magari della comunicazione verbale, l'aspetto relazionale, emotivo, quindi proprio a 360 gradi. Ma è interessante questa cosa. Ci provo, poi con alcuni si ottengono i risultati, con altri no, serve anche pazienza, a volte non si ha pazienza, non si hanno i soldi per avere pazienza, quello lo posso capire, però sì, ci provo perché sono convinto che sono tutte variabili che vanno poi tenute in considerazione. Allora, ti voglio rubare un minuto, proprio uno, Vai, vai, tranquillo. per l'ultimissima domanda, poi Va ti lascio bene. andare perché insomma sei stato anche troppo No, no, no. Mi paziente. sono No, divertito. mi fa piacere, mi scuso A con me la chiacchierata. piace parlare, sai, mi hanno invitato in pochi a parlare di questo libro, quindi ti ringrazio perché, insomma, penso sia un peccato, anche perché è molto interessante. Quindi Sono vai pure. d'accordo, sono d'accordo. Infatti, guarda, ho messo il link. Non so quante volte anche i moderatori hanno postato il link. Ma adesso. No, è veramente interessante. Non è che lo dico per dire, perché mi arrivano tanti libri, se vi devo dire la verità. Leggo tanti libri, però se non trovo qualcosa di particolarmente interessante da dire, lo leggo e poi bene, ok. Però in questo caso ho detto no, ne voglio parlare, voglio parlare di questo libro perché, come dicevamo prima, è utile in primis per i professionisti come noi, no? Come psicologi, psicoterapeuti, ma anche per le persone, per conoscere questa cosa. Perché, ripeto, qualcuno qui in chat vedevo che comunque masticava già il tema, qualcun altro no, perché effettivamente non se ne parla. Come dici tu, degli hikikomori si parla perché si crea quell'empatia, no? Sì. E Mentre di questi poi fenomeni, perché ci sono le famiglie che ne sì, parlano. Come vero. si parla perché ne parlano i genitori, se no non se ne parlerebbe perché. Gli INSEE non ne parlano, perché proprio quella è censura totale, cioè nel senso non ne parlano con nessuno. È vero. L'ultima domanda è questa, l'ultimo minuto che ti rubo. Dato che comunque c'è un po' questa, anche se non, diciamo, gli incel non sono misogini, non sono contro le donne, però comunque c'è un po' questa sensazione, o comunque quest'idea tra il fenomeno incel e il femminismo. Che Patata connessione c'è? bollente. Sì, esatto, l'ho tenuta per te. Allora, io ho parlato tanto in passato negli ultimi anni di femminismo, poi ho smesso perché ho capito che c'erano dei problemi. Uno dei problemi è che attiri i red pillati e pensano che tu sia dalla loro parte, quando in realtà non è così. Perché sono, secondo me, almeno, io distingo due tipi di femminismo. Il femminismo ideologico, che
che ha a che fare con tutta una serie di interpretazioni della realtà che possono essere giuste o sbagliate. Ideologia non vuol dire per forza sbagliate, vuol dire Esatto. che c'è un'interpretazione della realtà che ha determinati, un gergo, infatti anche il femminismo ha tutta una serie di parole che utilizzano, che per certi versi assomiglia un po' alla realtà, nel senso che c'è tutte delle parole che se tu non sei dentro, non le capisci. Non so, survivor, body shaming, adesso sono parole che abbiamo incominciato a imparare, no? Però in realtà le abbiamo imparate semplicemente perché si è diffuso molto quel tipo di narrazione che, ripeto, io stesso ho criticato, ma allo stesso tempo ne ho imparato, perché io poi ho imparato tanto ascoltando anche persone che si dichiaravano femministe. Il problema è appunto il femminismo che quando si radicalizza diventa molto duro, molto... che è esattamente, cioè, è speculare identico, è impressionante, è speculare identico alla Red Pill, anche qua, quella più ideologica estrema, perché sono due narrazioni della realtà identiche, parallele. Allora, il femminismo spiega tutto sulla base della cultura. Per il femminismo è tutto patriarcato, tutto ruolo di genere. Non c'è niente di biologico, cioè non esiste, uomini e donne sono identici se non ci fosse il patriarcato, i ruoli di genere, la cultura, bla bla. Che non è vero, cioè non è È vero, scientificamente sì. provato sta cosa, però vabbè, è quello su cui ci stiamo convincendo. La Red Pill è esattamente l'opposto, è tutta biologia, non c'è niente di influenza, è tutta io perché sei, ti devi riprodurre, allora ti devi riprodurre, vedi la femmina che ha questo tipo di conformazione fisica perché è più fertile. Che dici, non funziona così perché ci siamo evoluti e c'è la cultura, ci sono altri fattori che incidono. E questi due estremi ovviamente si odiano, però vabbè, a parte che hanno un peso molto diverso a livello sociale, la Red Pill è considerata un'ideologia terroristica, l'infemminismo è considerato insomma una sorta di verità. Parlo sempre di quel tipo di femminismo, ripeto, poi c'è il femminismo che è quello del sono per la parità di genere, è quello, diciamo, è fondamentalmente... È come dire, sono antifascista. Ok, c'è bisogno di dirlo, cioè lo diamo per scontato che sei antifascista. Non c'è bisogno che lo metti nella bio del profilo. Poi ci sono i fascisti, per carità, però di base, diciamo che la stragrande maggioranza. Ok, quindi ci capiamo. Sei per la parità, sei femminista. Ok, però purtroppo non è solo quello il femminismo. C'è tutta una serie di narrazioni che oggi hanno a che fare con tutta un'altra visione della realtà. Cioè, il femminismo ti dice, io so come si raggiunge la... Il femminismo non è solo... Cos'è la parità di genere? Cioè, o sono per la parità di genere? E anche come si raggiunge la parità di genere? E come ti spiego nel libro, ci sono una marea di femminismi che sono anche in completa antitesi tra loro. Cioè, uno dice il porno va eliminato. No, il porno è l'emancipazione della donna perché sessualizzarsi per me. La prostituzione è il male. No, la prostituzione è l'emancipazione. Cioè, sono completamente. Quindi, tutti vogliono raggiungere la parità. Ognuno ha una ricetta diversa. Quindi. Vero. Innanzitutto dire sono femminista non si capisce bene cosa sei, perché anche adesso c'è tutta la battaglia, no? Per esempio la nuova ministra della pari opportunità dice io sono femminista, però sono di destra. Ah no, il femminismo non può essere di destra, solo di sinistra. Allora, se dici che il femminismo è solo di sinistra vuol dire che è un'ideologia, non può essere solo di sinistra qualcosa di oggettivo, altrimenti ti stai dicendo che la sinistra è oggettivamente giusta, la destra è oggettivamente sbagliata. Vero. Quindi, insomma, quello che dico nel libro è innanzitutto attenzione. Anche a questo tipo di estremismo, bene la parità, ma attenzione a tutte le narrative che possono essere tossiche e sono molto tossiche. E poi dico che comunque a volte un certo tipo di femminismo che io definisco misandrico, perché utilizza l'odio e la colpevolizzazione nei confronti degli uomini come strumento di emancipazione sociale. Attenzione, questo non lo dico io, non è che ah, ti sei inventato. No, prendete il libro di Pauline Hermange, Odio gli uomini, dice esattamente questa cosa. Odiare gli uomini è un modo per emancipare la donna dalla loro oppressione. Quindi esiste proprio tra i tanti femminismi c'è anche quello che dice odiare gli uomini è un modo per liberarci. E questo femminismo in realtà è molto più diffuso. Molti non lo dicono esplicitamente, ma tanti sono d'accordo su questo. Io mi sono beccato anche una shitstorm perché avevo criticato una ragazza che aveva scritto che gli uomini erano tutti stupratori potenziali e che quindi era giusto odiarli. Quindi in realtà è estremamente diffuso. Semplicemente. Insomma, non tutti a livello manifesto lo dicono perché non è ancora accettato, però se uno scrive un libro e vende in tutto il mondo, vuol dire che qualcosa c'è. Comunque, ecco, il femminismo misandrico favorisce il fenomeno degli incel perché non porta, cioè, disincentiva il trattare i temi maschili e anche la sofferenza maschile. Parlo anche di gap empatico in quel... Il Sì. gap empatico, secondo me, è un tema fondamentale. Allora, porto tutta una serie di esempi, lì molto aneddotici, però ci sono anche delle prove scientifiche, che dimostrano come l'uomo mediamente suscita meno empatia sociale, no? E questa minore empatia è data anche dal ruolo di genere. L'uomo è forte, deve cavarsela da solo, deve proteggere, la donna che deve essere protetta.
Ecco, questo porta gli uomini ad essere molto abbandonati nei loro problemi e a volte l'uomo stesso non ne parla perché pensa che nessuno possa empatizzare con un uomo. Perché l'uomo, se parla di un problema, magari si sente dire: senti, sei un uomo, risolvitelo da solo. E anche a livello sociale, questa narrativa viene portata avanti indirettamente anche da un certo tipo di narrativa femminista, per dire la narrativa per cui l'uomo è il creatore assoluto del patriarcato e quindi ha creato il peccato originale. Può far sì che tutti i problemi degli uomini vengano interpretati come creati da loro stessi. Quindi io ho un problema, è colpa tua perché hai creato il patriarcato. Io sto male, è colpa tua perché hai creato il patriarcato. E allora non si può mai parlare del mio problema perché tanto è sempre colpa mia. Quindi questa narrativa distorta e folle è un problema, cioè fa parte all'interno del pacchetto delle concause che creano questo fenomeno. Cioè, e stiamo attenti perché più crescerà questo estremismo, più crescerà l'estremismo della Red Pill. È inevitabile perché ogni estremismo ne crea uno uguale al contrario, e più diventerà il femminismo misandrico, comunque estremista, chiamatelo come volete, forte socialmente, più cresceranno, più persone aderiranno alla Red Pill nella sua versione più tossica. Quindi ci stiamo polarizzando in questi sensi. Sono perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto. Un po' io poi da sessuologa vedo e riscontro queste cose. Una cosa che mi è venuta in mente quando parlavi del gap empatico è la violenza sugli uomini, no? La violenza verso gli uomini viene considerata un po' meno. Cioè, facciamo un esempio, Anche adesso qui sicuramente. negata, cioè alcuni Sì, proprio la negano, cioè non sì. esiste la violenza sugli uomini. Sì, cioè, per esempio, io una volta vidi un programma che va in onda dalle 14:45 alle 16, dove questa ragazza, uomini e donne, però l'ho voluto vedere perché c'è stata questa ragazza che si è alzata e ha dato uno Non ti sentire in schiaffo. colpa, anch'io ho guardato Uomini e Donne, è un programma socialmente rilevante. Esatto, cioè è interessante per capire le dinamiche sociali, cioè veramente. Esatto. E allora c'era questa corteggiatrice, insomma, che si è alzata e ha dato uno schiaffo a questo ragazzo. Insomma, litigavano, adesso non so cosa fosse, non mi ricordo cosa fosse successo. Però ecco, e quella cosa lì non ha destato tutta questa attenzione, questo disgusto. Se fosse stato il contrario, mi sono chiesta in quel momento. I doppi standard esistono. Uno dice sempre: vabbè, però la donna dà uno schiaffo, sai che non ti arriva a uccidere, no? L'uomo, sai che poi dopo lo schiaffo magari c'è anche peggio. Che è parzialmente vero, però nel momento in cui abbiamo delle prove oggettive che ci sono delle violenze fisiche, ma anche psicologiche, sugli uomini, che li portano, o a volte anche lì in casi, non so, io per esempio ho intervistato Giuseppe, che è un ragazzo sfregiato con Sì, l'ho l'acido, visto, cioè questa. infatti. Questa ragazza ha denunciato la sua stalker 12 volte e non è stato fatto niente. Io lo so che anche le donne denunciano e poi comunque a volte non si fa niente, però secondo me per un uomo è ancora peggio, cioè lì ti ridono in faccia. E Vero. invece questa ragazza poverina si è sfregiata con l'acido e la sua carneficina ha preso 6 anni di galera, quando in realtà casi simili ne hanno dati 14. Allora Esatto. qua bisogna stare attenti perché se noi interpretiamo a livello pregiudizievole, l'uomo come il carnefice e la donna come vittima, allora qua innanzitutto faremo un sacco di errori giudiziari sulla base degli stereotipi e poi due, sottovaluteremo un problema che per quanto minoritario, quello della violenza fisica quantomeno sugli uomini è minoritario, però c'è ed è grave. Tra l'altro in tutte le nazioni del mondo se ne sta parlando, penso per esempio all'Inghilterra, si stanno facendo delle campagne per sensibilizzare. In Italia, quando il Ministero della Pari Opportunità ha provato a parlarne, ci sono state delle organizzazioni femministe che hanno detto no, è speculazione ideologica. Perché è speculazione ideologica? Da che punto di vista? Nel senso, nessuno sta dicendo che non esiste la violenza di genere sulle donne. Tra l'altro, la violenza domestica è un problema di genere perché è sbilanciata contro le donne per un fattore di genere. Cioè, c'è un fattore di genere che fa sì che le donne ne sono più bersagliate. Ma il fatto che un problema sia un problema di genere non significa che non esista d'altra parte. Come se io mi arriva una ragazza di Kikomori donna e io le dico: no, guarda, Kikomori è un problema di genere, riguarda 70-80% maschi, non mi prendo cura del tuo problema. Ma cosa me ne frega? Nel senso, c'è anche, sarai una minoranza a livello di genere, ma chi se ne frega? Se hai un problema, ti aiuto, no? Quindi Giusto. dobbiamo tenere conto anche di questo. Il fatto che un fenomeno sia minoritario e magari sbilanciato dal fattore di genere non significa che non esista e che non sia un problema di cui parlarne. Quindi parliamo di violenza domestica in generale. Poi, quando
vogliamo, parliamo di violenza di genere, quindi legata ai fattori che portano gli uomini a fare male alle donne per motivi di genere, cioè per esempio il patriarcato, la possessività. Tanto che questa cosa a me manda in bestia, perché ogni volta che si parla di possessività nelle relazioni se ne parla solo come di un problema patriarcale, quando in realtà, allora mi chiedo come mai ci sono tutte queste donne che sono così possessive se sono un tema di patriarcato. Non ha proprio senso logico, eppure le persone si convincono che la possessività è solo dell'uomo sulla donna. Non capisco. Mi sembra a volte di essere completamente forgiati da qualche visione che io non capisco, perché è oggettivo che ci sono tante donne possessive e che diventano anche violente, che fanno stalking. Perché la possessività nella coppia monogama è qualcosa che prescinde dal patriarcato in parte. Poi c'è anche la dinamica patriarcale, però è una parte. Sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, qui ho visto. Ciao Roberta, facciamo un bel SEO, anzi, non so se te l'hanno già fatto. Roberta è nostra collega e ha anche un canale Twitch. Effettivamente, anche lei diceva: sì, si parte un po' sempre dal presupposto che sia la donna a essere sempre vittima a prescindere. Quindi, sì, cioè, è comunque qualcosa che lo vediamo e si riscontra anche poi a livello mediatico. Lasciamo stare. Allora Marco, io ti ho tenuto qua anche, ho sforato un pochino, me ne Ma sì, no, scuso. dai, ma sono anch'io che parlo tanto, quindi ti ringrazio davvero tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata, grazie per lo spazio e poi magari ci rivediamo anche sul mio canale in futuro per Volentieri. chiacchierare. Guarda, sono io che ti ringrazio perché per me è stato super interessante anche approfondire i temi che hai trattato nel libro, ma anche questi ultimi che abbiamo trattato perché sono a me cari. E poi sarei felice di invitarti un'altra volta, magari per parlare di Hikikomori o altre Va questioni, bene, perché vedo che va siamo molto bene. allineati su alcuni concetti, Sì, no, alcuni ma temi, quindi assolutamente. mi farebbe molto piacere averti. Poi, se carichi questa live da qualche parte, Sì? mandami il link così la sponsorizzo perché siamo riusciti a trattare il tema, secondo me, abbastanza bene, quindi Sì, può essere utile anche a me come strumento promozionale. decisamente. Tra l'altro questa io la metterò sul canale YouTube perché tutte le live che Perfetto. faccio qui insieme a ospiti le Ottimo. metto sul canale YouTube, quindi la ritroverai sicuramente. Poi voglio mettere anche qualche pezzo su Instagram o su TikTok, quindi Perfetto, sicuramente ottimo, vedrai qualche spezzettone ottimo, qua e là. Sì. taggami, Sì, sarà fatto. Allora, punto esclamativo ospite per andare sul canale Twitch di Marco e mi raccomando il libro perché è bellissimo. Ah, prima di andare via, è vero, ti hanno regalato l'abbonamento al canale, ah, tra l'altro, ti hanno finalmente, regalato finalmente, l'abbonamento. Quindi, grazie. se ti va, io poi dopo ti mando il link per entrare nel nostro gruppo Telegram, che è un gruppo chiuso, ma bello corposo. E Vai. anche su Discord, anzi, se vuoi, su Discord. Ah, io Discord non lo uso, lo odio Discord. Ah, Telegram ok. va bene, Discord vai, non ce la faccio. Da quel punto di vista sarò boomer, ma io Discord non ci sono Uguale. mai riuscito. Infatti avevo un gruppo Discord, l'ho chiuso. Che no, meglio Telegram, meglio Telegram. Benissimo, allora guarda, magari su Telegram quando vai in live, quando pubblichi qualche video sul canale YouTube, poi lo mettiamo il link, insomma, Ah, cerchiamo. grazie, Perché grazie. io il Discord non sono capace di usarlo, quindi c'è Ludo che mi Vedi, aiuta un ma po'. è un po' nerd Discord, è un po' per chi gli Sì. piace quel tipo di mondo. Va bene, comunque, dai, grazie mille della sub, è stato molto Ti piacevole. ringrazio tanto, davvero. Vi auguro buona serata. Certo. Grazie mille Marco, poi ci risentiamo e ci rivediamo. Grazie mille. Ciao, Buona ciao, ciao. serata, ciao, ciao, ciao.